Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Dio non è un mago dalla bacchetta magica. Viene per stare con noi, per esserci vicino, perché possiamo affrontare tutto quello che c'è da affrontare in sua compagnia. Di chi risolve tutti i problemi si potrà dire che è geniale, avveduto, esperto, ma di chi mi sta vicino e non mi abbandona mai, mi sopporta, mi capisce, mi perdona e mi fa coraggio, e non c'è alcun dubbio, di lui posso dire che mi ama davvero. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te. Era un profeta a parlare così. Si rivolgeva a un popolo che ne aveva subite di cotte e di crude e rischiava di perdere ogni fiducia e ogni speranza. San Paolo si rivolge ai cristiani di Filippi con lo stesso tono. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, il Signore è vicino. Pare lo scrivesse dal carcere, che di per sé non è il luogo più propizio per parlare di gioia. E non lo scriveva 2 settimane prima di Natale, allora non lo si festeggiava ancora. Lo raccomandava come atteggiamento abituale di vita. Ma sappiamo noi cos'è la gioia? Non la baraonda o l'euforia per le quali bisogna carburarsi o stordirsi e poi, quando la carica è finita, si è lì come palloni sgonfiati. No, la gioia. Cosa si dovrà escogitare per gustarla? Accorgersi. Prendere coscienza che il Signore nel quale diciamo di credere ci è vicino davvero, da sempre. Allora ci si ritrova anche capaci di condividere quello che si ha, invece che lamentarsi per ciò che non si ha. Non per niente, proprio in questa domenica, Giovanni Battista esorta: chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. E c'è giustizia quando c'è la gioia, che è anzitutto impegno a fare bene il proprio mestiere, con onestà, nel rispetto delle regole e delle leggi. Troppo sovente la passione scatta nel rivendicare diritti più che nell'adempiere i doveri. No, la giustizia e quindi la gioia si combina bene con una vita onesta e leale, umile e paziente. Chi è arrogante o prepotente non la conosce. Cercherà di costruirsela da solo con i suoi metodi, ma non ci riuscirà. Potrà pure ingozzarsi di evasioni, di esperienze d'ogni genere, ma non saprà mai cos'è la gioia. Manca di umanità. È schiavo di troppe cose. La gioia viene solo dalla certezza che il Signore è vicino perché ci ama. Oh, non che si debbano fare sorrisi da un orecchio all'altro per questo, ma quella certezza che nemmeno le prove più dure possono oscurare, a questa sì la si può avere. E allora coraggio. Non tolleriamo che il gelo invernale raffreddi anche la nostra fede. Coltiviamo quella certezza e sarà davvero la gioia. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.